Bene, abbiamo parlato di teatro, adesso è il momento di parlare di libri e quando su Padre Pio TV parliamo di libri non può mancare la carissima prof Carla Bonfitto. Buongiorno Carla. Buongiorno, buongiorno a voi di Padre Pio TV, a Just Today, a te Tony. Grazie per la disponibilità anche in questi giorni di feste, di vacanza. Per noi è sempre davvero un piacere, oltre che un onore, averti con noi. Del resto si sa, l'estate è una delle stagioni per Eccomi. una delle Ciao stagioni. Buongiorno Carla. Gabriella, è una delle stagioni per Buongiorno. eccellenza in cui si legge. Ecco, è piombata tra noi una graditissima ospite. La vediamo. Ah, è ancora un po' nascosta, quindi abbiamo ancora un po', ci giochiamo ancora un po' il fascino della sorpresa e nel frattempo io lancio la sigla. Dunque, ci ritroviamo insieme per parlare di libri con l'angolo di Pagine d'Autore. Insieme alla professoressa Carla Bonfitto abbiamo una graditissima ospite. Oggi è con noi anche Gabriella Genisi. Buongiorno Gabriella, ben trovata. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, mi fa piacere rivedere Carla, anche se in video, ciao Questo cara. abbraccio virtuale, Gabriella, che bello. Gabriella Genisi, la creatrice della commissaria di polizia più famosa d'Italia, la celebre Lolita Lobosco, che è qui con noi perché ha scritto un nuovo romanzo ambientato su quel fascinoso territorio che è il nostro Gargano, ma ci arriviamo tra un istante. Prima voglio recuperare il passaggio di qualche istante fa. Ecco, mentre con Carla dicevamo che l'estate è appunto la stagione per eccellenza che dedichiamo alla lettura, probabilmente perché ci sono più ore di luce, probabilmente perché abbiamo un po' più di tempo libero. Ed ecco, io vorrei partire da qui per chiedere a Carla cosa ha letto, cosa sta leggendo in questi giorni di svago. Allora, diciamo che la lettura è sempre con me, anche se vacanza significherebbe vacante se guardiamo al termine, però la vacanza deve essere sempre ricolma di buone letture. Mi fa piacere stamattina che per l'angolo di Pagine d'Autore ci sia Gabriella, perché io non posso non consigliare i libri di Gabriella Genisi, tra l'altro. È stata mia ospite l'anno scorso per la rassegna di Pagine d'Autore con l'Angelo di Castelforte. Io amo particolarmente Calopez, però amo anche Lolita Lobosco, come si fa a non amarla. E quindi che cosa ho portato con me? Intanto ho portato i giochi di ruolo di Gabriella Genisi, che ho letto, l'ho divorato, e quindi questo è il mio primo consiglio di lettura, anche perché questo libro, ecco, ho trovato una grande generosità da parte di Lolita Lobosco, che poi è la generosità anche che contraddistingue Gabriella, quella di farsi da parte e di dare spazio a un ruolo maschile come quello del vicequestore Giancarlo Caruso. E poi leggere questo libro significa ripercorrere la bellezza del Gargano, che non è soltanto degrado perché si conosce per la criminalità organizzata, però non è soltanto quello, ci sono i profumi, c'è la bellezza e poi questa genialata, diciamo, di questo dei giochi di ruolo che sinceramente conoscevo poco e quindi mi sono immersa in questa lettura. E il primo spazio è per te, Gabriella, Grazie. perché c'è tanto affetto e so che anche a Tony è piaciuto tanto questo libro. E poi, ecco, per Dici bene, dici. ricolmare, è vero, Tony, Sì, poi ci sì. siamo anche confrontati perché seguiamo insomma tutte le vicende. Poi, secondo me, Tony, ma mi direi anche tu, Giancarlo e Lolita sono innamorati ancora, cioè io vedo, tocco palesemente
amore, questa affinità che è molto bella. E poi tanti altri libri, tante letture, lo sai perché mi capita di venire, di stare qui al mare, io sono qui a Stamenaio, quindi sempre in questa terra bellissima del Gargano, e porto con me una pila di libri, perché non sono solo le mie letture, ma sono le letture che comunque consiglio e che passo anche in famiglia. Ad esempio, sto già pensando al progetto Leggo quindi sono per il prossimo inverno, che coinvolge gli studenti, però ai miei studenti ho dato da leggere, anzi ce lo rileggiamo, io me lo rileggo, Una questione privata di Beppe Fenoglio, perché come dice Nicola Lagioia nella prefazione scava nel profondo, quindi la resistenza ma anche l'amore. Poi mi piace molto, ma so che piace anche a Gabriella, la scrittrice Marilu Oliva, e secondo me le piace i giochi di ruolo perché ha qualcosa a che Sì. fare con la mitologia, e quindi sto recuperando questo il libro Ribelli, perché lei anche scrive tantissimo e starle dietro a volte diventa difficile, e come l'Iliade cantata dalle dee che ho insomma anche prestato. E poi la mia lettura è questa di Adelmo Monachese, che ha collaborato con Lercio Smemoranda, collisioni accidentali sul mondo della scuola, quindi molto sul mondo della scuola, ma ce ne sono tante, tante altre, come anche un altro giallo, ospite dell'ultima rassegna, Luci sulla città di Massimiliano Virgilio, che è anche un bellissimo giallo sulla figura di Matilde Serao. Ecco, Tante, magari, magari tante settimana prossima proviamo ad intercettare anche Adelmo. Oggi, come detto, letture. abbiamo con noi Gabriella Genisi. Gabriella, ti pregherei, se fosse possibile, di spostare leggermente la camera verso il basso, così possiamo vederti meglio. Bene, già meglio così. Con questo nuovo romanzo, Giochi di ruolo, di cui appunto stavamo parlando con Carla. Abbiamo anche la copertina del libro, una copertina che pregherei la regia di condividere, proprio perché non si parla del nostro territorio, del territorio del Gargano, solo tra le pagine del libro, ma anche in copertina c'è una bellissima immagine che ci restituisce, oltre che il commissario sulla moto, anche lo sfondo di Baia delle Zagare con i suoi caratteristici faraglioni. Parliamo di giochi di ruolo anche perché Gabriella Genisi domani sarà con noi a mattinata nell'ambito delle iniziative estive del Centro Garganico, che appunto propone anche momenti dedicati alla letteratura. Ecco, vedo intanto la copertina del libro di Gabriella Genisi, del nuovo libro di Gabriella Genisi, e appunto vorrei chiedere subito all'autrice un flash, anche se ecco, breve, ma su cosa sono i giochi di ruolo su cui si incentra la trama del romanzo. Allora, ho scoperto la tematica dei giochi di ruolo per puro caso, facendo una presentazione in un liceo a Roma e, parlando con i ragazzi delle loro abitudini di scrittura, mi hanno raccontato di scrivere le parti, dei giochi di ruolo. E, tra l'altro, Michela Murgia scopre il suo talento narrativo proprio attraverso la scrittura dei giochi di ruolo, quindi insomma l'ho trovata una cosa molto interessante. I giochi di ruolo sono qualcosa che va a metà tra diciamo, i giochi da tavolo, tipo il Monopoli, tipo il Risico, gli stessi giochi che insomma facevamo noi da ragazzini, almeno io che sono una ragazza degli anni 60, e la recitazione. Quindi ci sono vari modi per giocare giochi di ruolo, dal vivo, online oppure da tavolo. E l'ho trovata una cosa molto affascinante perché consente di calarsi nei panni degli altri e quindi genera anche l'empatia. E soprattutto oggi ne abbiamo tanto bisogno. Per cui, insomma, io naturalmente ho costruito una trama che tende al giallo, che tende al mistero, perché essendo giallista, essendo i miei libri dei gialli, quindi ho spostato la narrazione in quella direzione. I giochi di ruolo non portano ai delitti nella vita reale, ma anzi aiutano tanto, vengono utilizzati molto in psicoterapia.
molto anche negli asili, nelle scuole elementari, proprio per favorire l'empatia tra bambini e ragazzini. Grazie, grazie Gabriella. Tra l'altro, una cosa che mi colpisce, che mi conquista della tua scrittura, è la capacità di scrivere dei gialli che però hanno anche tanti altri colori. Con Carla, appunto, si sottolineava i colori del territorio, ma anche i colori del cibo, del buon cibo che caratterizza, appunto, i nostri territori, e poi anche tanti altri sentimenti che arricchiscono le tue trame. E in questo libro, come anticipava la stessa Carla, il protagonista è il commissario Caruso, che prende un attimino la scena, come giusto che sia in questo caso, alla commissaria di polizia più famosa d'Italia, Lolita Lobosco, con cui però c'è questa lotta, tra virgolette, questa lotta di sentimenti fatta di slanci e di resistenze, e che ci auguriamo, ma ne siamo certi, è una lotta che non finirà così presto, e che ci potrà riservare delle sorprese. Magari le riserverà a te stessa, no? Perché tante volte quando scriviamo ci facciamo degli schemi, ma poi saltano anche quelli durante la scrittura. Sicuramente, io sono, come dice Carlo Lucarelli, una scrittrice giardiniera che si differenzia dallo scrittore ingegnere, quello che praticamente quando comincia a scrivere un libro già tutto sotto mano, ha già una scaletta ben precisa, una trama ben precisa da rispettare. Io invece scrivo un po' ogni giorno e sono gli stessi personaggi quasi che decidono che linea prendere. Lolita e Caruso hanno interrotto la loro relazione e quindi Caruso doveva sparire come personaggio dalla serie di Lolita Lobosco, però dal mio punto di vista in quattro libri dove lui è presente, aveva acquisito una sorta di struttura narrativa e anche di carisma che gli consentiva poi di poter sostenere una serie tutta per sé. E inoltre mi piaceva raccontare, purtroppo oggi siamo abituati sempre di più a vedere le relazioni sentimentali che si chiudono con la violenza, i femminicidi si ripetono quasi ogni giorno. Mi piaceva raccontare un'altra storia, cioè raccontare che le storie sentimentali possono chiudersi e diventare altro. Si resta nella vita dell'altro, però magari come presenza, come amicizia, come affetto. Quindi era un po' questa la direzione. I ragazzi giovani soprattutto hanno bisogno di un'educazione sentimentale che gli insegni a chiudere le relazioni. E Giochi di ruolo si inserisce un po' in questa mia idea. E credo di poter dire che ci sei riuscita benissimo, almeno per quanto, ecco, è arrivato a me dalle tue pagine, per cui grazie, perché è molto bello e molto importante quello che ci hai appena detto. Carla, ritorno da te, perché stiamo giungendo alle battute conclusive di questa chiacchierata. Torno da te con un augurio, quella di ritrovarti nell'autunno che abbiamo alle porte, con nuove puntate dell'angolo di pagine d'autore. Possiamo strapparti una promessa? Ma è una certezza, Tony, io non vedo l'ora perché ci sono tante storie belle da raccontare, ritornerò sulle storie sul giallo di Gabriella, ma su tante altre storie perché, anzi, ne approfitto per ringraziare il pubblico di lettori perché mi sono arrivati anche diversi messaggi, quindi significa che c'è questa attenzione, ecco, come diceva Gabriella prima. Soprattutto non solo alla storia, ma alle relazioni, perché le storie sanno intrecciare le belle relazioni e si conoscono anche tante belle persone. Questo, insomma, per me è la cosa più fondamentale quando leggo un libro e poi mi piace relazionarmi e conoscere altre realtà.
Grazie, grazie Quindi Carla. ci vediamo, ci vediamo Con questa sicuro. certezza, con questa certezza sono più sereno e più contento. Ritorno a Gabriella per salutare anche lei, per ricordare ai nostri amici telespettatori, in maniera particolare a quanti fossero sul nostro amato Gargano, che con lei continueremo a parlare di giochi di ruolo domani a mattinata, nel corso di uno degli eventi del tabellone culturale della Città Bianca del Gargano. Quindi grazie Gabriella anche a te per la disponibilità di stamattina e arrivederci a domani. Grazie. Un saluto Ciao. e un abbraccio a te, Gabriella. Ciao.